grazie alle sue caratteristiche anticicliche, grazie al fatto che è un settore molto stabile proprio perché si basa su consumi di prima necessità, ha tutto sommato mantenuto il suo livello produttivo. Cosa è successo nell'ultimo anno in particolare? Ecco, come vediamo, l'industria alimentare italiana ha perso circa l'1% della produzione in termini reali, ma il totale dell'industria manifatturiera ha perso ben il 19%. Quindi questo ci dà l'idea come il settore alimentare tenga sostanzialmente, anche in un periodo di forte crisi economica come quello attuale. Quali sono i settori che hanno risentito di più della crisi? Beh, qui vediamo una serie di segni meno. Ovviamente lo zucchero non dobbiamo considerarlo perché sappiamo che è stato largamente influenzato da tutti gli effetti della politica agricola comunitaria. Vediamo per esempio i prodotti della mangimistica che hanno subito un forte decremento, ma per esempio altri settori come il lattiero caseario hanno certamente subito un decremento, però insomma tutto sommato abbastanza contenuto, meno 3,6%. L'elaborazione del pesce, meno 1,5%, le paste, meno 1%, e il cacao, per esempio, che esso, meno 3%. Cioè, effettivamente ci sono una serie di andamenti negativi, ma complessivamente, devo dire, abbastanza contenuti. In controtendenza, invece, ci sono dei settori come quello delle bevande che hanno addirittura fatto registrare nell'ultimo anno una crescita dello 0,4 e il vino dell'1,8. E così come, per esempio, gli oli addirittura sono cresciuti del 5%. Quindi, sostanzialmente, una complessiva tenuta dell'industria alimentare variegata al suo interno con alcuni settori che risentono maggiormente della crisi e altri, viceversa, che addirittura fanno registrare un'espansione. A cosa è dovuta la crescita del fatturato dell'industria alimentare italiana che abbiamo visto prima e anche della produzione dell'industria alimentare italiana? Beh, in larga misura è dovuta all'espansione sui mercati esteri, cioè in altri termini alla fortissima crescita che c'è stato del fatturato estero, anche se nell'ultimo anno questa crescita è stata negativa, quindi si è avuto una regressione. Occorre considerare questo a proposito che l'industria alimentare italiana non è particolarmente export oriented, cioè esporta ancora poco. Complessivamente attualmente siamo intorno, le esportazioni rappresentano circa il 16% del fatturato, però nel corso degli ultimi 10 anni si nota, come lo vediamo qua in blu, come il fatturato dell'estero abbia trainato soprattutto nella seconda metà degli anni 2000 la crescita del fatturato dell'industria alimentare. Questo a fronte di una domanda interna che viceversa è abbastanza stagnante, cresce sì, ma soprattutto per l'effetto dei prezzi. Se lo confrontiamo questo andamento con l'industria manifatturiera, anche qui vediamo che l'industria manifatturiera viceversa, il fatturato estero è cresciuto meno di quello dell'alimentare, ridando valore alla importanza proprio della crescita delle esportazioni. Dove esportiamo? I paesi che esportiamo sono i nostri tradizionali partner commerciali, cioè Germania al primo posto, Francia al secondo posto, Stati Uniti al terzo posto, poi abbiamo il Regno Unito e via via gli altri paesi. Questi, i quattro grandi paesi sono Germania, Francia, Regno Unito per l'Europa e poi gli Stati Uniti. Ecco, qui bisogna dire che l'industria alimentare fa fatica però a cogliere quelle opportunità di esportazione che vi sono in giro per il mondo. Fa fatica ad andare nei nuovi mercati, per esempio. Viceversa, le esportazioni, i flussi esportativi nei mercati tradizionali esteri sono decisamente significative e rappresentano appunto la larga maggioranza delle esportazioni nazionali alimentari. Venendo al valore aggiunto e all'occupazione, si può osservare come complessivamente nell'industria alimentare l'occupazione sia cresciuta soprattutto nella seconda metà dell'ultimo decennio, con
ovviamente una leggera regressione nell'ultimo anno. Al contrario, invece, il valore aggiunto, quindi che misura la redditività del business, tra virgolette, alimentare, ecco, devo dire che proprio nella prima metà degli anni 2000 ha mostrato una certa diminuzione, per poi riprendersi e ovviamente ridursi negli ultimi anni. Venendo alla qualche considerazione sulla importanza delle diverse regioni. Come noi sappiamo, a livello di distribuzione territoriale, due regioni hanno un ruolo fondamentale per l'attività alimentare: la Lombardia e l'Emilia-Romagna, che raccolgono la maggior parte degli occupati nell'industria alimentare. Dopo queste due troviamo il Veneto, il Piemonte, la Campania e la Sicilia. Se però noi andiamo a vedere la situazione in termini di numerosità delle imprese, ecco, notiamo che per esempio il numero di imprese della Lombardia è del tutto simile a quello della Sicilia, se non che logicamente quelle della Sicilia sono imprese di dimensioni molto più ridotte, e inoltre Sicilia e Campania, le imprese alimentari hanno un peso sul totale del numero di imprese manifatturiere molto maggiore di quello che si ha in Lombardia, logicamente perché i settori manifatturieri sono meno sviluppati in realtà, come quelle meridionali, come la Sicilia, Campania e Puglia, dove si arriva addirittura a valori percentuali tra il 25 e il 30%. Un'altra osservazione interessante riguarda il livello, diciamo, la capacità di esportazione delle diverse regioni. E qui troviamo uno scenario, sempre basato sui dati di fede alimentare, abbastanza particolare. Infatti, le due regioni che presentano la maggioranza degli occupati nell'industria alimentare, cioè Lombardia e Emilia Romagna, presentano anche una bassa propensione all'export, solo il 10% delle esportazioni sul fatturato. Mentre altre regioni, a parte la Val d'Aosta, che ha un'esportazione molto alta, come Piemonte, come il Trentino Alto Adige e come addirittura la Campania, presentano valori intorno al 30%. Ora, è chiaro che in Lombardia e in Emilia Romagna si forma la gran parte del fatturato, quindi anche ovvio che lì le esportazioni non siano poi così rilevanti, però è significativo il fatto che abbiamo delle regioni, come ho detto prima, il Piemonte, il Trentino, la Campania o anche la Toscana, per esempio, dove c'è una forte propensione all'esportazione. In sostanza, quali possono essere i punti di forza dell'industria alimentare italiana? Beh, innanzitutto la grande disponibilità di alimenti di qualità in termini generali, qualità in termini come percepita dal consumatore. Quindi un'elevata reputazione anche a livello internazionale dei prodotti DOP e IGP che rappresentano l'eccellenza italiana, legati al territorio con elevati standard qualitativi. Poi c'è questo equilibrio strutturale tra la piccola impresa, tra la piccola media impresa, diciamo così, e le grandi imprese, purché questo equilibrio strutturale può permanere tutte facciano strategie nettamente differenziate. Poi dicevamo prima le caratteristiche anticicliche dell'attività alimentare che consentono, soprattutto in periodi di crisi come quello attuale, di stare a galla, di resistere e di continuare a produrre, e poi la capacità di coniugare la tradizione e l'innovazione. Di contro, quali sono gli elementi di debolezza? Beh, innanzitutto abbiamo visto prima che le piccole e medie imprese riescono a convivere accanto alle grandi imprese, però la forte frammentazione del strutturale, l'elevato numero di microimprese, questo naturalmente crea anche delle difficoltà nell'industria alimentare, soprattutto per ciò che riguarda da un lato l'innovazione e dall'altra parte la capacità di andare all'estero. Ecco infatti che proprio l'insufficiente livello di innovazione delle piccole e medie imprese rappresenta una debolezza dell'industria alimentare, così come la scarsa capacità di internazionalizzazione. Abbiamo visto che il fatturato all'estero ha trascinato molto il fatturato complessivo dell'industria alimentare, però attualmente noi siamo attorno al 16% come valore di export sul fatturato, mentre altri paesi come la Francia, come la Germania arrivano a valori superiori al 20-25%. Io credo che siano tutti gli spazi all'estero per una nostra ulteriore crescita delle esportazioni, per una crescita proprio del prodotto italiano. Però ci sono problemi culturali, ci sono difficoltà di cogliere opportunità e di accedere ai nuovi mercati.
Un altro fatto importante è la capacità organizzativa delle imprese. Molto spesso le nostre imprese non riescono a superare quel livello di gestione familiare ed arrivare a una gestione organizzativa scientifica.